Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. E no, non ero morto, ma ho avuto le mattine impegnate, perché io registro di mattina e se ho la mattina impegnata, minchia sta buona, non posso registrare. Minchia. E vi spiegherò in un altro video perché non ho potuto registrare. Forse è meglio se faccio scendere la mia gatta che sta facendo ballare tutto. Non c'è. Vedi, sta buona qui quando registro, dai. Ho finito tra un video. Siccome devo fare una speciale per i 50 iscritti, io per gli speciali scelgo videogiochi sconosciuti. Quindi prendiamo questo, Seek and Destroy, e ora vedrete di che cosa si tratta. Diciamo difficile perché a medio ho devastato, non mi hanno mai colpito, una roba assurda. E combattimento. Prendiamo un'arena casuale, Arena Fortino. Questa è fastidiosissima. Sì, è un gioco di carri armati. Una figata. E adesso vi faccio vedere il mio. 3, 2, 1. Questo me l'ero scordato. Vai! Quanto è figo un carro armato che non è nero e blu scuro, me lo ricordavo male, con le fiamme davanti. E poi questo è il mezzo turbale. Guardate quella per la neve. Ci sta, figa, ma quella per il deserto. Questo viola spento. Poi l'altro dovrebbero essere normali, sì. Dovrebbe essere il viaggio spento. Ovviamente l'energizzatura più figa questa. Cioè, non c'è niente da fare. Allora, personalizziamolo. Con prima arma sarebbe quella che spara. Al solito io uso i super pro. E infatti li ho equipaggiati super pro. Però qua. E l'altro l'ho sbloccato tutto in questo gioco, eh. Metterei i potenza, che danno una certa fiducia, i potenza. Poi seconda arma, potenza, che sarebbe la bandierina dietro che alleggerisce. Seconda arma B, il 16 missili, che è l'arma più topata del gioco, fatto fuori il boss finale in 5 minuti, quando ci mettete 10 minuti per fare l'arma prima. Motore e pezzi viaggio sono quelli migliori, ovvero per la mobilità. Ecco, pezzi speciali. Penso che questa sia una grossa figata! Io penso, un carro armato volante così non si è mai visto! È una figata le ali d'angelo! E posso mettere anche quelle da demone. Che si addicono di più visto il colore, però hanno molta meno accelerazione attorno a poi fa. Anzi, pezzi da viaggio. Non mi servono. Parti interne sono a posto, torretta, il computer è il migliore, il radar è il migliore, corazza la più dopata e posto. Ok. Vediamo anche di vincere. Io la odio questa arena. Perché praticamente disegna come nemici tutte le varie. Questi altri posti. Tizio potresti anche. Mi sono finiti i colpi! Io! Ecco perché odio questa arma, perché 16 missili è inutile! Poi c'è il potenza come arma, il potenza spaccheculi! Cioè non è che si chiama potenza! Potenza è potenza, c'è il raggio corto ma è potenza! Nuova selezione perché questa mappa veramente. Non avete ammirato la potenza del 16 missili. Arena normale. Ecco, vedo bene, arena foresta. Mettere come prima arma. Il tiro lungo, che anche questo ha il suo certo fascino.
E come torretta, delle parti interne, la ricarica per ricaricare più veloce. Poi avevamo il fuoco rapido e adesso abbiamo ricarica più veloce. Perfetto. Tanto l'importante è avere i 16 missili per vincere in questo gioco. Con quello hai vinto. Mi fa vedere perché ho messo il tiro lungo. Perché il tiro lungo... Dov'è? Ah, c'è 16 missili anche lui. Ok, io direi che è ora di muoversi. Ce l'ho ancora sotto! Figlio, ecco, penso di farvi capire la potenza del 16 missili. L'ho fiorato solo con quello, non l'ho preso una volta. Che il problema di questo gioco è un po' la telecamera. Quello è un Tiger 2, porca, almeno mi è parso da lontano che fosse un Tiger 2, cioè unissimo. Questa è la modalità 1 contro 1 che non mi dà quel fascino, quindi adesso usciamo. I miei giochi sono tipo corsa, poi ce n'è uno dove devi volare, devi cadere negli anelli, la maggior parte però sono di corsa, quindi nulla di che. Comunque facciamo una missioncina giusto per... E se qualcuno volesse comprarsi questo gioco per PlayStation 2, infatti l'ho riattaccata, la seconda mi ricordo, adesso lo possiamo vedere i dati, quindi Engine Wing hanno accelerazione 500, città massima 12.000, poi carburatore 180, poi S, QCQT, penso sia in inglese, non ne conosco, penso 777, e 777 è il suo perché... Cioè, quelle da diavolo hanno velocità massima, non via, poi accelerazione 100, peso 666, quindi devo mettere questo perché non mi ricordo dove devo andare, tanto peso che schizza alle stelle, ma poi qua c'è la... Questa è l'inutilità, l'inutilità. Invece di potenza 25, secondo me 25 ogni singolo missile perché quest'arma è dopatissima. Ma poi ci mette anche questi... Allora, dove era? Ah, lo speaker, che principalmente non serve a niente, è un autoparlante come la cassa. E non serve a niente. Comunque no, la seconda arma, il blaster. Un lanciabombe atomiche in poche parole a sto coso. E sciotta qualsiasi cosa è sul raggio. Il Goliath cos'era? Ah, spara un sigo, questo è sott'acqua. Il Goliath. Il Segali già dal nome... Ah no, Segalati. L'ho sempre letto male. Protector. A tamburo, il pro aereo, avanzata, non sai mai... Non mi ricordo se devo mettere il blaster. Lo metterò dopo. Bene, bene, bene. Esci. E se devo fare una missione col blaster che ve lo faccio vedere, qualcosa è assurdo. Allora, siccome da questa città non so uscire, select, fuori. Pam, 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 pam. Quanto è figo vedere un terremoto che vola. Non mi ricordo che missione devo fare. Ah, una di distruzione, quindi andiamo a... non vi posso far vedere il blaster. Andiamo a metterci i pezzi giusti.
No, non avete visto quando atterra. Cioè, se pensate la città in volo. Sì, va detto come la fai perché questi ali pesano una cippa. Non so. Adesso per il cacaggio. Dimmi di sì, perché. Se no potrei anche arrabbiarmi. Sì. Ah, poi un'altra cosa, qualcuno dice che nei giochi di Kagamati vanno piano, io lo fiago. Già un Kagamati che arrivava a 40 era da stimare. Quindi, per dire, perché c'è gente che si lamenta che nei giochi di Kagamati vanno piano. Ma grazie alla cippa che vanno piano. Prima arma super pro. Togliere. Batti la terra, tiro rapido. Ok. Mi dispiace, devo farvi vedere il blaster, ma non posso. Comunque, perché? No, non perché. Praticamente, adesso già. Praticamente con il motore che gli ho messo il mio carro armato va 80, non è un carro armato, è un auto da corsa. E poi dovreste vederlo senza niente con la corazza. Che puoi togliere anche la corazza, gli fai il corazzino che ci sono i soldati nemici con la cerbottana, che li vedi, ti sparano con quelle e ti esplode il carro armato. Però è una figata. Lui va 80 sto coso con le fiamme davanti. Ah sì, sto abbandonando. Comunque, i comandi non invertiti sempre, sempre. Perché tu da lì vedi che c'è il carro armato che punta verso di te e ti vede a pigiare indietro, non avanti. Invece no, perché i comandi sono lamellati invertiti di pigiare avanti. Allora. Sì, è la figata perché puoi sparare anche a caso. Facciamo questa missioncina e poi ci salutiamo. E se a qualcuno non piacciono i carri armati lo fiago. La battaglia di Zambneal. Penso che parte alle 16, va bene. Quanto sono figo, guardate! Abbiamo contro il carro bozzetto, io lo odio quel carro armato, voi non potete capire. Vediamo di fare padronanza. Dove credi di andare? Stai di fermo! Devo mica. Crepate! Germinaro! Lui si chiama Germinaro! Cioè, e questo carro armato non è che ce l'ho carro armato, ma è bruttissimo! Aspetta, ce n'è uno! Non mi ha fatto secco! Poi ce n'è un altro qua! Adesso facciamo fuori questi qui! Anche io ho fatto una cosa prima che odio, ovvero parlare durante i filmati. Dov'è Germinario? Non è te che voglio, voglio il tuo capo. Lo vedo. Lo vedo. Crepa! Ecco, almeno il boss è un po' più...
Porca miseria, devo ricaricare. Lui andrà giù un po' più difficilmente degli altri, eh. Germinaro, con il lancia buzzi crepa. Perché hai un carro armato che lancia i buzzi, non puoi usarlo. Ma questi ci sparano col fuoco. Devo ricaricare. Quando gli manca un colpo, finitelo voi. Voi mi fate il favore di crepare. E non crepa. Ecco fatto. Semplice, semplice, liscio, liscio. Comunque sto dicendo che i carri armati sono una figata. Uno deve amare due cose, i carri armati e le ragazze. E se li mettete insieme, sapete cosa succede. No, non lo sapete, perché lo sapranno in prima persona. Chi se ne frega. E tutto è migliore con il carri armato. Cavolo, questo è il film. Perché parlo di antifilmato? Non me lo ricordo. È finita. Tenente colonnello. È finita. Grandi notizie! C'è la cosa. Oh, ai! Chiaramente che si fanno male per chiudere. Abbiamo notizie sul nemico. Il nemico è entrato da noi. Stanno cercando di confonderci. Generale Amati, abbiamo radunato tutti. Usiamo un piccolo gruppo, Jones. Posso chiederti di farlo, tenente colonnello Schild? Il gruppo è tuo. Distruggi i cavoli nemici. Vanno a ovest, nella neve. Attrezzati bene per la neve. Ecco, questa sarebbe stata la missione dove avrei usato il blaster. Comunque, stavo dicendo che qualsiasi cosa è migliore con un carro armato. Anche il gioco delle braccia con un cazzo di carro armato diventa una figata. Potete... Adesso voglio vedere il primo che mi commenta e dice che non gli piacciono i carri armati. Io lo fiago. Veramente, lo fiago. Comunque, il video giunge al termine. Era lo speciale per i 50 iscritti che attendevo da tanto tempo. E se volete altri video, magari faccio la prossima missione giusto per il Goliath. Non il Goliath, il Blaster! Per caso, potrei anche farglielo. E direi grazie ai 50 iscritti, aspettate un video dove spiegherò molto dettagliatamente il perché sono stato assente e direi di farvi entrare la mia gatta perché si lamenta e come al solito se avete un carro armato blu scuro assicuratevi di mettergli le fiamme sul davanti perché fa tanto tanto figo. Il mio joystick si muove da solo, lascialo così, fallo ammirare. E detto questo, come sempre, ricca miseria di questi coltelli. Arrivederci.